Un Pescara ormai Mister X allo Zini, davvero poco zemaniano, pareggia con la Cremonese in un match che non ha regalato grandissime emozioni. La sfida con i grigiorossi lombardi è stata anche la prima della stagione senza gol all'attivo, ma soprattutto con la difesa immacolata. Il pareggio conquistato in casa dei grigiorossi non può però far fare salti di gioia ai tifosi biancazzurri, perché dopo 6 giornate con una sola vittoria all'attivo i numeri collocano il Delfino nel limbo di metà classifica. Zeman senza 7 titolari e con la difesa accontata rispolvera Zampano sulla destra, confermando a centrocampo Valzania con Koulibaly e Brugman, mentre in avanti trio avanzato confermato con Del Sole, Pettinari e Capone. Fra i lombardi Tesser senza l'abruzzese Croce e Clayton si affida al 4-3-1-2 con l'ex lancianese Piccolo trequartista. Agli ordini di Fornerò di Roma si comincia di fronte a circa 6.500 spettatori. Avvio di gara aggressivo dei locali con al 5° minuto Pesce che colpisce in pieno la traversa. Il Pescara appare in difficoltà, non riuscendo a far breccia nella munita retroguardia dei grigiorossi. Rispetto però alla primissima parte di gara, i lombardi con il passare dei minuti pungono meno, pur mantenendo il pallino del gioco. Arriva così solo al 34esimo il primo tiro in porta dei biancazzurri con una conclusione centrale di Brugman che non impensierisce i cani. L'uruguaiano ci riprova al 39esimo mandando la sfera sopra la traversa. La gara non è bellissima, ma sono sprazzi in un match che ora diventa abbastanza equilibrato. L'occasionissima per i locali capita al 41esimo però sui piedi di Paulinho, che chiama ad una parata complicata Pigliacelli. Termina così sullo 0-0 il primo tempo, sicuramente meno spettacolare del Pescara in questa stagione. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara. Zeman decide di dare fiducia così alla squadra timida del primo tempo e con la Cremonese che si porta subito in avanti e che si rende pericolosa al 5° con un tiro di poco al lato di Antonio Piccolo. In campo si vede un Pescara, come detto, poco zemaniano e schierato soprattutto a difesa della tre quarti. Nella Cremonese al 15° esce uno stremato Piccolo ed entra in campo Castrovilli. Poco dopo Zeman manda sul terreno di gioco Canutè per Balzania, con Brugman che si sposta sulla fascia sinistra e con l'ex juventino che va a giocare davanti alla difesa. Mentre in campo regna un discreto equilibrio, al 21 Tesser getta nella mischia l'ex avellinese Mokulu per Paulinho. Le emozioni però scarseggiano allo stadio Zini, dove anche il caldo fa la sua parte. Il tecnico boemo poi al 28esimo decide di mandare in campo anche Baez per Del Sole, mentre poco dopo al 33esimo Brugman colpisce clamorosamente i legni della porta lombarda prima del tapine vincente di Pettinari, con il gol che viene però annullato per un fuorigioco millimetrico. La Cremonese accusa un po' di stanchezza e i biancazzurri cercano di approfittarne con Zeman che rispolvera anche Ganz e con l'ultima clamorosa occasione per gli abruzzesi che capita sui piedi di Canutè, che al 94esimo trova la risposta miracolosa di Uicani che nega al Delfino la vittoria.